Più piste ciclopedonali e una viabilità più snella, ma anche la richiesta di trasformare terreni da residenziali ad agricoli. Questi gli obiettivi del nuovo piano di governo del territorio a Lomello, che sarà illustrato alla cittadinanza in un incontro pubblico. L'ultima variazione al PGT risaliva al 2015, ai tempi del primo mandato del sindaco Silvia Ruggia. Dal documento che regolerà nei prossimi anni il futuro sviluppo del comune di Lomello si evidenzia la volontà di promuovere una mobilità sostenibile anche per il territorio limitrofo. Per esempio abbiamo alcune modifiche da fare che riguardano la viabilità interna, quindi l'apertura di un paio di strade all'interno del paese. Saranno aggiunti per esempio dei percorsi che riguardano dei sentieri, quindi dei percorsi percorribili sia pedonalmente che con le biciclette, che costeggiano il torrente Agonia. Abbiamo individuato un percorso di circa 36 chilometri tra le chiuse di Velezzo e l'altra della Cantone della Caffarella, e quindi in questo percorso deve essere comunque segnalato perché fa parte del nostro territorio. Il nuovo PGT a Lomello si aggiunge anche al sogno di una bretella sulla circonvallazione, dalla rotonda verso Mede alla provinciale per Semiana, un progetto che per ora rimane in soffitta, dati anche i costi elevati. Si parla infatti di milioni di euro, troppi per il piccolo centro di poco più di 2.000 abitanti. Una richiesta da parte della sindaca Ruggia che, se concretizzata però, aiuterebbe a deviare il traffico dei mezzi pesanti dal centro abitato. La circonvallazione ci rendiamo conto che avrebbe dei costi per il momento, chiaramente per i comuni, sostenibili. Questo potrebbe permettere la deviazione di parte del traffico dei mezzi pesanti, perché lì c'è l'insediamento di alcune ditte, quindi sarebbe veramente una cosa auspicabile. È chiaro che noi con le nostre sole forze non ce la facciamo.